Una ragazza ha vinto una somma enorme, 400.000 euro alla lotteria. Una vincita che avrebbe potuto cambiare la sua vita. Tuttavia, si è verificato un contrattempo. La giovane non può mettere le mani su nemmeno un euro di quel denaro. Ma cosa è successo esattamente? Ripercorriamo gli eventi. Questa storia ha avuto luogo a Valencia e la protagonista si chiama Sandra. Secondo quanto riportato da vari media, la donna non può riscuotere il premio a causa della dipendenza dal gioco d'azzardo di suo marito. Sandra, che lavora come cameriera, ha ricevuto come regalo da sua madre un buono per la lotteria spagnola Once. Dopo parecchio tempo, ha ricevuto la notizia della fortunata vincita. Tuttavia, la somma non le è stata consegnata a causa di una normativa che ha determinato la sospensione del pagamento del premio. La lotteria spagnola ha spiegato che tutto è collegato al marito della vincitrice, che si era recato per riscuotere la ricompensa. Infatti, suo marito è iscritto al Registro Generale dei Divieti di Accesso al Gioco. Un sistema di autoesclusione per i giocatori d'azzardo compulsivi, messo a disposizione dal Ministero dei Consumi, che limita il diritto di partecipare liberamente a qualsiasi forma di gioco d'azzardo, sia fisico che online. Questa situazione ha gettato Sandra e il marito in uno stato di sconforto e frustrazione. Sono stati privati della possibilità di godere della vincita che avrebbe potuto cambiare la loro vita. Ora, la coppia sta cercando di trovare una soluzione legale per sbloccare i fondi e riscuotere il premio meritato. Cosa ne pensi di questa vicenda? Hai mai sentito parlare di casi simili, in cui le vincite vengono negate a causa di situazioni impreviste? Ti invitiamo a condividere la tua opinione e le tue esperienze. Lascia un commento qui sotto e facci sapere cosa ne pensi. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.